Sono ben 16 le nomination per il film Anime Nere di Francesco Munzi, che ha superato anche il favorito Il Giovane Favoloso di Mario Martone, che ne ha ottenute 14. Stiamo parlando della corsa al premio Nostrano tra i più importanti del panorama cinematografico, ovvero i premi David di Donatello. La pellicola, girata interamente tra le vie dell'Aspromonte nel comune di Africo in particolare, trae la sua sceneggiatura dal romanzo omonimo di Gioacchino Criaco, che ha inteso sottolineare che il suo non è un libro che narra di malavita, e il film lo ha evidenziato bene, ma è un volume che esalta un rapporto di vera amicizia. Molti hanno fatto l'errore di pensare che il libro fosse un libro di mafia, un libro sull'andrangheta, e molti fanno l'errore di credere che il film di Francesco Munzi sia un film sulla mafia. È una visione completamente sbagliata. Il mio libro era il racconto di un'amicizia estrema, ma di un'amicizia tra ragazzini che nascevano e crescevano nelle rughe della Locride. E il racconto di Francesco è il racconto di un conflitto fra le persone, quindi parla di sentimenti, di passioni che quando riguardano l'uomo sono universali e non appartengono solo alla Calabria. L'elemento della mafia o dell'andrangheta è un elemento di contorno imprescindibile, perché la storia è ambientata in Calabria, ma non è il cuore del film, non lo è assolutamente, e questa cosa è stata capita forse più fuori che in Calabria. Non era una cosa semplice muovere una macchina organizzativa così grossa come quella che serve per fare un film e spostarla in Calabria, un territorio in cui si credeva che non si potessero fare prodotti filmici di qualità. Francesco ha smentito tutti, la Locride ha smentito tutti, perché ha saputo collaborare a un progetto di qualità.